tutti amici, finalmente rieccoci con un altro video. Non so quanto tempo ormai che non registro, però ricominciamo. Oggi sono a casa, scusate la luce ma c'è un bel sole qua. Come vedete oggi sono a casa perché, come sapete, stavo aiutando mia cugina, ma per adesso diciamo che riesco ad avere la giornata libera oggi. Come vedete alle mie spalle qua è ancora tutto così, anzi siamo ancora messi peggio, diciamo, se si può dire, perché come vedrete poi abbiamo fatto un lavoretto anche in camera da letto, quindi adesso c'è un casotto anche lì. Non vi dico, anzi vi farò vedere, vi metterò qualche immagine, ma ho deciso di registrare perché proprio devo andare a fare qualche lavoretto in casa, tra cui anche una cosa in camera da letto, quindi vi farò vedere la situazione com'è e vedremo insieme un pochettino cosa stiamo facendo. Comunque, dopo tanto tempo ho deciso di registrare perché devo fare qualche lavoretto in casa e ho detto, ma sì, mi fanno compagnia le mie amiche così non mi sento sola. Devo andare a fare due grandi lavori. In primis devo vuotare il congelatore perché, come sapete, con l'estate apri chiudi, si forma un sacco di ghiaccio. Quindi devo andare a finire di vuotarlo e cercare di sbrinarlo perché così poi posso cominciare ad utilizzarlo al meglio, ossia non ho tantissima carne e pesce, quindi ne approfitto adesso per pulirlo, per vuotarlo, così poi posso ricomprare carne e pesce da congelare e posso rimettere tutto nel congelatore pulito. Primo lavoro quello, e poi appunto dovrò andare a fare una cosa in camera che poi vedremo insieme. Comunque, bando alle ciance, io comincio così mi sbrigo perché altrimenti si fa ora di pranzo e non, come al solito, non ho fatto niente. Come vedete, questa è la situazione del freezer, che è abbastanza critica. È pieno di ghiaccio, perché ripeto, d'estate lo apriamo più spesso, quindi si forma maggiormente il ghiaccio. Adesso, non lo so, non volevo staccare il frigo, quindi magari andrò con l'acqua calda a cercare di staccare tutti i pezzi di ghiaccio e pulirlo. Allora, in questo spruzzino ho messo semplicemente dell'acqua bella calda, adesso vado a spruzzarlo un po' sul ghiaccio sperando di aiutare a staccarlo. Bacinella con acqua calda, lo stesso. Allora, come vedete, questo è tutto il ghiaccio che c'era. Direi che ce n'è abbastanza. Adesso vado a vuotare la bacinella, lo butto tutto qua dentro e poi gli diamo una pulita. Thank you.
Allora, è praticamente pulito, però vado a dargli una spruzzata di Riomel aceto e poi lo ripulisco bene. Ok, allora, pulizia finita, come vedete è stato anche abbastanza veloce, devo dire. Ora vado a lavare i due ripiani che c'erano in vetro e poi posso già risistemare tutto l'interno. Comunque nel frattempo per pulirlo l'ho spento, così mi dava almeno il tempo di asciugarlo per bene. Niente, ora vado a lavare i ripiani e cominciamo a rimettere tutto a posto. Allora, ho sistemato tutto, non vi ho ripreso perché tanto ho fatto poco per volta e l'ho lasciato un po' acceso in modo che cominciasse già a congelare. Allora, vi faccio vedere come l'ho organizzato. Inizialmente qua c'erano i cassetti. Stavolta volevo provare a rimetterli, ma ho provato e non ci sta praticamente niente, quindi ci ho rinunciato, ho rimesso tutto così sul ripiano indirettamente. Allora, sopra, come al solito, sono andata a mettere questo contenitore con il pesce che mi è avanzato, ma penso che lo finiremo in fretta perché mi sono avanzati giusto due pesciolini, due li farò stanotte e poi una confezione di gamberetti e un po' di roba così. Poi qua ho delle vongole congelate pronte per fare una pasta, il ghiaccio e poi i cubetti di ghiaccio lo stesso, che questi li ho presi su Amazon e praticamente sono quelli in silicone che sono riempiti di acqua all'interno, perché non volevo fare i classici cubetti di ghiaccio con l'acqua perché vanno ad annacquare la bevanda, ma non piace. Poi, secondo ripiano, ho messo tutta la carne. Allora, qua ho sistemato un po' di cose che avevo, tipo c'è della fesa di tacchino fatta a cubetti per me, delle fettine di lonza di maiale per fare in padella o anche il kebab ad Andrea e qualche salsiccia di pollo e tacchino per me. Ho giusto un paio di cose, ma non tantissimo. Qua invece ho un contenitore uguale a questi che ho preso tempo fa a Lidl, ma se li ritrovo ne prendo altri perché sono comodissimi. Comunque qua dentro ho tutte spinacine che ho preso da poco. Ne avevo due o tre congelate, poi ne ho ripreso una confezione perché per portarsele al lavoro ad Andrea le sono molto comode. Qua giusto tre pizze che si stanno per scongelare, mi tocca richiudere subito. Qui infine del sugo che avevo fatto io e che ho congelato e in fondo un altro ghiaccio. Poi ultimo cassetto, ho praticamente qualche resta dei gelati di questa estate, ma non ne prenderemo altri penso, e li ho messi sfusi tutti in un contenitore di questi qua, sempre presi al Lidl. Poi qua sopra ho delle patatine avanzate e un contenitore con delle verdure diciamo congelate. Qua ci sono funghi, poi ho il pesto fatto in casa qua sotto, eccolo qua, e poi ho foglie di basilico e prezzemolo e alloro. Niente, tutto qua.
Quindi qua sotto solitamente tengo le verdure, le patatine, queste cose con i gelati, poi la carne e infine il pesce. Niente, sistemato anche questo, adesso lo chiudo altrimenti non congelerà mai e vado a fare il resto. Allora, come vi dicevo, questi giorni stiamo andando a fare, Andrea ha fatto un lavoretto anche in camera da letto. Ora vi metto qualche immagine e vi faccio vedere che punto è la situazione e andiamo a fare un altro lavoretto in camera. Allora, la situazione attuale è questa qua. Praticamente abbiamo il letto attaccato al comò in mezzo alla stanza perché dovevamo sgombrare la parete e siamo un po' accampati, diciamo. Come vi ho fatto vedere dalle immagini, Andrea praticamente si è messo a rifare l'intonaco della camera da letto. Perché questa camera, avendo queste due pareti all'esterno, era la più ghiacciata, quindi d'inverno c'era un grandissimo freddo, quindi si è messo a rifare l'intonaco e ha fatto un intonaco speciale che è adatto proprio per che è adatto apposta per preservare il calore d'inverno e il fresco d'estate. Quindi speriamo questo inverno di passarcela meglio in camera da letto, perché comunque sia l'inverno scorso avevamo il naso ghiacciato. Ora manca soltanto da imbiancare e risistemare tutto. Penso che Andrea, appena avrà un attimino di tempo, anche tornando dal lavoro, andrà a imbiancare, ma oggi volevo fare un'altra cosa. Anzitutto mi porto fuori tutta questa roba, perché tanto se poi imbianca oggi dobbiamo già portarla via, e andrò a fare un lavoretto, ossia spruzzare in queste pareti che sono rimaste con l'intonaco vecchio, un prodotto apposta che avevamo preso per non creare della muffa. Quindi andrò a spruzzarla sia qua in queste pareti che sono rimaste senza intonaco nuovo, che in questa parete, perché anche qua l'intonaco è rimasto quello di prima, e la parete a fianco all'armadio, tra l'armadio e la finestra. Quindi andrò a spruzzare anche qua quel prodotto e infine lo spruzzerò anche dietro la testiera del letto, perché come vedete questa, essendo non poggiata al muro ma quasi, ha formato un po' di muffa. Quindi andrò a cercare di ripulire anche questo. Niente, comincio a portare tutto fuori e mi metto all'opera.
Allora, vuotato tutto, non vi dico. Tutti i libri poi qua della libreria, pesantissimi. Adesso vado a spruzzare, come vi ho detto, qua nella parte dove è rimasto il vecchio intonaco, questo prodotto. Questo qua è proprio un toglimuffa. Questo l'avevamo preso, se non sbaglio, dai cinesi. Perché quando avete la muffa in casa, se voi mettete la varecchina, la candeggina pura, ok, sì, al momento vi toglie la macchia, però ragazzi non state risolvendo niente. Perché va a togliere la macchia superficiale, ma le spore all'interno del muro restano. Questo invece è un prodotto apposito che va ad agire proprio all'interno e a uccidere i batteri della muffa. Quindi niente, vado a spruzzarlo qua sulle spallette, diciamo, della libreria e poi sull'altro muro e dare una pulita anche dietro nel letto contenitore. Non ce n'è tantissimo, ma penso mi basti. Lo spruzzo, lo lascio agire e quello asciuga poi da solo, così quando andrà a tornare dal lavoro è pronto per imbiancare. Ok, come avete visto l'ho spruzzato dappertutto, ho aperto la finestra, chiuso la porta, così lo lascio agire e lascio arieggiare. E adesso andrò a fare una cosina al computer perché devo sistemare qualche file per farvi un altro video. Come vedete qua c'è un macello, cioè io non ne posso più, cioè non è da tanto tempo che lo stiamo facendo perché alla fine è iniziato il fine settimana, oggi è martedì, però vedere questa roba, entra, esci, non ne posso più. Non vedo l'ora che finisca, che pitturi in camera, che passi il bianco, così poi posso riportare tutto dentro, dare una bella pulita ai mobili, alla finestra, lavare le tende, sistemare il letto, sistemare tutto e finalmente avere tutto in ordine. Niente, adesso vado su così vi preparo qualche file al PC, mi sistemo qualche file al PC per farvi un video e vediamo un pochino poi che ore si faranno perché sono già le 11:30. Ci aggiorniamo dopo. Rieccoci, allora siamo qualche giorno dopo, come vedete qua c'è ancora tutto il casotto, finalmente oggi Andrea ha il giorno libero perché è sabato, quindi andrà finalmente a finire in camera, ossia dovrà imbiancare tutto. Esattamente, praticamente quello, dovrà andare a imbiancare tutta la camera, poi penso faremo asciugare bene, forse domani risistemiamo tutto all'interno, io lunedì mi do una bella pulita con calma, la puliamo insieme e la risistemiamo. Nel frattempo che lui dà l'imbiancata in camera, io devo fare un altro bel lavoretto. Ho preso su Amazon, mi sono arrivate ieri, queste forbici fatte così, con la punta abbastanza fine, perché dovrò andare a sistemarmi tutte le orchidee. Dovrò andare a rinvasarle tutte, cambiarle il terriccio, praticamente il bark che hanno all'interno, cercare di togliere le radici marce con quelle forbici di precisione e vedere un po' di sistemarle per bene per poi portarmele su. Dicevo, scusate l'interruzione al telefono, quindi devo andare a prendere tutte le orchidee una a una, controllare le radici, aprirle, svasarle, togliere la gabbietta interna e cercare di risistemarle un pochino per poi portarle su, anche se su non abbiamo ancora sistemato. Devo ancora farmi montare da Andrea quel famoso, non so se vi ricordate, l'ho preso in Lidl, quella specie di dispensa da appendere, che io volevo appendere sull'armadio per poi mettere le orchidee lì, diciamo, rivolte verso il sole. Quindi dobbiamo ancora montare quello e poi potrò portarle su le orchidee. Comunque vado, inizio, altrimenti non la finisco mai. Buongiorno a tutti amici, qua come vedete regna ancora il caos, ma finalmente per me oggi è lunedì,
Finalmente Andrea ha finito il lavoro in camera, ha finito di pitturare e tutto, quindi adesso posso andare a pulire per bene tutto partendo dalla finestra perché è in condizioni pietose e poi pian piano risistemare tutto all'interno. Vi faccio vedere una visione generale un po' della camera, ma adesso non si capisce granché, vedete soltanto la parete bianca, ma come avete visto dalle altre immagini Andrea è andato a rifare proprio l'intonaco sottostante e quindi poi ha anche dovuto ripitturare. Niente, vi faccio vedere un pochino com'è la camera e adesso poi andiamo subito a sistemare e pulire perché è già tardi, altrimenti non ce la faccio neanche per oggi e vorrei togliermi tutto questo casotto. Anche perché l'unica cosa che manca sono ancora le mensole qua, vi faccio vedere. Non abbiamo rimesso ancora le mensole, quindi andrò a farlo oggi come torno dal lavoro e poi potrò sistemare anche i libri, ma il resto è a posto, posso iniziare a pulire tutto e risistemare. Allora, come vi dicevo, non si vede granché, ma si vede soltanto la parete bianca. Andrea ha ripitturato tutto completamente, non ci sono comodini, non c'è niente, adesso andremo a risistemare tutto. Abbiamo soltanto rimesso il letto al suo posto e poi, come vi dicevo, mancano ancora le mensole qua, dove io avevo i libri, ma quello lo farà stasera, le metterà stasera, poi le sistemerò io i libri. Quindi, prima cosa da fare, una bella pulita alla finestra, perché non so se vedete in che condizioni è. Perché purtroppo Andrea, rifacendo l'intonaco e pitturando, che un pochino l'ha sporcata. Ha ripulito quello che è riuscito a ripulire, ma il grosso adesso lo farò io. Niente, comincio subito, altrimenti si fa ora di pranzo e non ho fatto niente. Allora, nel frattempo che vado a pulire la finestra, faccio un'altra cosa, io ossia metto a lavare le tende che avevo qua, così nel frattempo che io pulisco questa, le tende hanno finito e posso risistemarle subito col bastone e le altre tendine che avevo a finestra.
Allora, scusate, ma si è spenta la videocamera. Come avete visto, ho pulito per bene la finestra. Le tende intanto stanno lavando in lavatrice, così poi posso riappenderle, perché solitamente le riappendo umide in modo che si stirino da sole, così neanche le stiro. Nel frattempo che la lavatrice va, finestra fatta, adesso mi tocca passare di nuovo l'aspirapolvere, perché sopra il bordo della finestra c'era ancora un po' di intonaco, quindi ho di nuovo sporcato in terra, quindi mi tocca ripassare l'aspirapolvere e poi finire di pulire. Andrò a pulire come le altre volte che avete visto, ossia con l'acqua direttamente, così do una pulita un po' più profonda, con l'acqua e l'Ajax alla mandorla, se non sbaglio. Ho pulito così anche la finestra. Quindi niente, passo l'aspirapolvere e continuo a pulire.